convocato questa conferenza stampa per fare un po' di chiarezza sull'allarmismo che ho visto nascere e crescere ieri, nella giornata di ieri, da parte dei nostri cittadini, soprattutto su molti social network e anche persone che diciamo, hanno chiesto comunque molte informazioni a consiglieri comunali, a assessori anche, e anche al sottoscritto. Io credevo di essere stato chiaro nel comunicato stampa che è stato poi fedelmente riprodotto da tutti i quotidiani, però evidentemente forse non abbastanza. Quindi vorrei innanzitutto fare chiarezza su che cosa ci è stato richiesto e su che cosa ha fatto l'amministrazione comunale e su cosa farà in merito all'argomento dell'hub di smistamento degli immigrati. Allora, esiste un protocollo nazionale che prevede la raccolta dei profughi che tipicamente arrivano dall'Africa, che vengono raccolti quindi tramite le navi o navi della capitaneria di porto, navi militari, vengono convogliati in un primo centro di accoglienza dove viene effettuato uno screening medico. Tra l'altro noi abbiamo la fortuna di avere in consiglio comunale il consigliere Casano, che è un medico che partecipa a queste operazioni in qualità di volontario, e nella riunione che abbiamo avuto prima con i capigruppo ci ha anche informato su come avvengono questi controlli, che a quanto pare in quella fase sono superficiali, e questo non va bene, nel senso che non c'è garanzia di un controllo serio, anche perché oggettivamente ci ha spiegato che non può essere fatto in quelle condizioni. Dopodiché queste persone vengono smistate in tutte le regioni italiane e vanno a finire in delle strutture che si chiamano hub regionali. Nel nostro caso ce n'è uno a Genova, dove vengono sottoposti nuovamente ad una serie di analisi. Non siamo in grado di sapere quali tipi di analisi vengono effettuate in quel luogo, però diciamo, chiederemo informazioni in tal senso per capire lì che cosa succede.